Buongiorno da Carmine Albanese. Ultim'ora confermato Papa Francesco a Matera. In una riunione svoltasi in prefettura, l'arcivescovo di Matera Ersina, Monsignor Salvatore Cajazzo, ha tenuto a precisare che il programma del congresso eucaristico dal 22 settembre rimarrà invariato, compresa la visita di Papa Francesco. La precisazione arrivata in merito ai problemi sull'ordine pubblico che potrebbero scaturire il 25 settembre, quando oltre alla visita del Papa ci saranno le nuove elezioni politiche in seguito alla caduta del governo Draghi. Potenza, da agosto due nuovi autovelox. Il comune di Potenza ha annunciato l'attivazione di due nuovi autovelox a partire dal 1 agosto. Il primo sarà disposto sulla strada statale variante di Potenza al chilometro 466 nella zona delle Complanari. In quel tratto di strada vige il limite dei 70 km orari. Il secondo autovelox sarà collocato in viale dell'Unicef, dove si è proceduto alla sostituzione dell'attrezzatura precedente. Elodie al Marateale. Dopo il grande successo della prima serata, a Maratea prosegue fino al 31 luglio la rassegna cinematografica Marateale. Lino Banfi e Lorella Cuccarini sono stati protagonisti della prima serata, mentre questa sera toccherà la cantante Elodie prendere la scena. L'artista e Nicola Giuliano parleranno del film Ti mangio il cuore, girato nel Gargano e che segna il debutto di Elodie come attrice. Potenza Calcio, prosegue la campagna acquisti. Ancora due nuovi acquisti per il nuovo Potenza del presidente Macchia. Dalla Lazio arriva in prestito Nicolò Armini, classe 2001, pronto a puntellare la difesa dei Lucani. La società ha acquisito anche le prestazioni del difensore Vincenzo Polito, classe 1999, in forza nell'ultima stagione al Monterosi. La squadra si è aggiudicata le prestazioni del giocatore con un contratto fino al 2024. Da Carmine Albanese è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Radio Potenza Centrale Notizie.